Nella precedente lezione abbiamo visto le generalità su come risolvere gli esercizi inerenti alla concentrazione delle varie sostanze chimiche di una reazione dopo che questa reazione ha raggiunto il punto di equilibrio, quindi dopo che la quantità di reagenti e di prodotti di reazione non varia più. Avevamo messo delle lettere per indicare delle specie chimiche qualsiasi. Adesso passiamo ad un esempio concreto. Il nostro testo è questo. Abbiamo la seguente reazione che ci viene data. Una mole di idrogeno molecolare reagisce con una mole di ossigeno molecolare andando a formare una mole di perossido di idrogeno che sarebbe l'acqua ossigenata. Il testo ci dà anche la concentrazione molare iniziale che noi andiamo a mettere a reagire all'istante T1 dell'idrogeno molecolare e noi andiamo a mettere a reagire 0,1 moli di idrogeno molecolare in un volume di 1 litro di soluzione e 0,2 moli di ossigeno molecolare sempre nello stesso volume di 1 litro di soluzione. Quindi abbiamo una concentrazione iniziale pari a 0,1 molare di idrogeno molecolare e una concentrazione iniziale pari a 0,2 molare di ossigeno molecolare. Il testo ci dà anche la costante di equilibrio della nostra reazione, che è pari a 1,0 per 10 alla meno 6, quindi notazione scientifica. Spostate la virgola di tot posti a sinistra e avrete 0,000 qualche 6,1. Allora, quindi, come facciamo a scrivere la costante di equilibrio? Come vi ho insegnato in precedenza, al numeratore, come facciamo a calcolare la quantità, la concentrazione molare sia di perossido di idrogeno, che sarebbe il prodotto che si viene a formare, che di idrogeno molecolare, che di ossigeno molecolare? Sempre concentrazione espressa in molarità nel punto di equilibrio, come facciamo a trovarle? Come ho spiegato in precedenza, facciamo il nostro schemino nel corso della reazione, man mano che la reazione procede inizialmente verso destra, va scomparendo l'idrogeno molecolare, quindi quant'è la quantità di moli di idrogeno molecolare che scompare? Non lo sappiamo, quindi mettiamo meno x incognita. Perché meno? Perché va appunto sparendo, deve essere sottratta poi. E perché va scomparendo? Non è che scompare che sia nulla, scompare come reagente perché va a reagire con una certa quantità di ossigeno molecolare che non conosciamo. Questo equilibrio di cui ci siamo occupati è un equilibrio che non viene disturbato da sollecitazioni, da variazioni esterne. Ma che cosa succede se l'equilibrio di una reazione, quando una reazione ha raggiunto il suo equilibrio, che cosa succede se noi disturbiamo quell'equilibrio? Ecco che introduciamo il principio di Le Chatelier, che cosa dice? Che disturbando un equilibrio chimico, il sistema